Vetro selettivo. Cos'è? Come funziona? Quando e perché sceglierlo? Se intendi acquistare o sostituire i tuoi infissi, queste saranno le tue domande. Ecco tutte le risposte nel video di oggi. Ciao, sono Edoardo. Benvenuto o benvenuta su Windowblog. Se è la prima volta che ci vediamo e vuoi diventare un esperto su serramenti in legno e alluminio, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana. Non perderai così i prossimi importanti aggiornamenti. Preparare con cura i video anche per te mi richiede un sacco di tempo. Un tuo semplice like mi sarà di stimolo per continuare a farlo, non mi offendo. Se stai costruendo o ristrutturando casa, sai che i serramenti avranno un ruolo fondamentale. Questo vale anche se intendi sostituire i tuoi vecchi infissi. Molte sono le caratteristiche che dovrai però valutare, come ad esempio il vetro. Esistono molte tipologie di vetro, come diverse composizioni di vetrocamera, fra cui scegliere. E i dubbi che avrai saranno veramente molti. Ti consiglio di guardare per questo i video della raccolta Glass. Troverai molte informazioni e consigli sul ruolo del vetro nei tuoi serramenti. Oggi parleremo di una tipologia di vetro poco conosciuta, il vetro selettivo. Imparerai tutto quello che ti serve, in tre semplici step, ma ti parlerò anche di 4 S. Viene chiamato selettivo perché ha il compito di selezionare. Il compito del vetro selettivo, infatti, è quello di selezionare i raggi solari che lo attraversano, lasciando passare solo alcuni e solo una parte. Vediamo subito come e perché. Per semplificare al massimo il concetto, possiamo dire che la luce solare è composta da due elementi: la radiazione luminosa, che serve ad illuminare, la radiazione termica, che serve invece a riscaldare. Il vetro selettivo serve a controllare o regolare la radiazione termica, ovvero il calore del sole che entra dentro casa tua attraverso il vetro dei serramenti. Il controllo solare è importantissimo, soprattutto durante il periodo estivo. Il rischio, infatti, è di avere un eccessivo surriscaldamento della tua abitazione, diminuendo il livello del comfort dentro casa tua, aumentando i costi per il condizionamento e il raffrescamento degli ambienti. Può essere infatti molto costoso mantenere calda la tua abitazione in inverno, ma lo può essere ancora di più mantenerla fresca se non prevedi un sistema efficace di isolamento e controllo solare. Il vetro selettivo filtra la radiazione solare utilizzando tre meccanismi: riflessione, riflettendone cioè una parte; assorbimento, intesa come la quantità di calore che viene assorbita dal vetro stesso; trasmissione, la quantità di radiazione termica che riesce invece ad attraversare, entrando cioè dentro casa tua. Ma come valutare il controllo solare di un vetro? Ora sai cos'è e come funziona un vetro selettivo, ma come valutare la sua capacità di controllo solare? Nel valutare un vetro selettivo puoi fare riferimento a molti parametri dichiarati dal produttore per ogni tipologia di vetro. Ti consiglio però di concentrare la tua attenzione su due valori principali. Il fattore solare, rappresentato dalla lettera G, indica la quantità di radiazione termica che attraversa il vetro, espressa in percentuale rispetto alla radiazione complessiva. Ad esempio, un fattore solare di 39 significa che il 39% della radiazione esterna complessiva riesce ad attraversare il vetro. Quindi, più basso è il fattore solare, minore è la radiazione solare che riesce a passare il vetro. Oltre a controllare il surriscaldamento della tua casa, devi cercare anche di avere un'ottima illuminazione, indispensabile per vivere in un ambiente confortevole. In linea di principio, un vetro selettivo, oltre alla radiazione solare, diminuisce anche il passaggio della luce. Per questo, devi valutare con attenzione anche la percentuale di trasmissione luminosa, un parametro indicato dalla lettera TL. La soluzione migliore potrebbe essere quindi fattore solare più basso possibile, trasmissione luminosa più elevata possibile. Per avere meno calore dentro casa tua, ma anche molta più luce possibile. Un altro parametro veramente utile ed immediato è l'indice di selettività. Indicato con la lettera S, è il risultato del rapporto fra trasmissione luminosa e fattore solare. Più elevato è l'indice di selettività, meglio è, perché siamo in presenza di una forte riduzione di radiazione termica, ma anche un'elevata trasmissione luminosa.
Ovviamente ogni caso va valutato a sé. La scelta del vetro selettivo dipende dalla dimensione del serramento. Posizionamento, ovvero se il vetro è rivolto a nord, est, sud o ovest. Se sono presenti altre ulteriori protezioni, come la sporgenza del tetto, un portico, un poggiolo, ma soprattutto se è presente un sistema di schermatura solare, che potrebbe integrare oppure sostituire il compito del vetro selettivo. Trovi tutte le informazioni che ti servono nel video Oscuramento finestre. Un serramentista competente dispone poi degli strumenti giusti per misurare e valutare il livello di controllo solare necessario per ogni singolo infisso della tua abitazione, per poter decidere se utilizzare un vetro selettivo o una schermatura solare, oppure entrambi. Sentirai anche parlare di vetro selettivo 4S, ovvero 4 stagioni. Si tratta, nello specifico, di un vetro che raggruppa in un unico prodotto i vantaggi di un vetro selettivo e di un vetro basso emissivo. Se non sai cos'è un vetro basso emissivo, ti consiglio di guardare il video basso emissivo. Il vetro 4 stagioni permette quindi controllo solare nel periodo estivo, ma anche luminosità e ottime prestazioni termiche nel periodo invernale. Come ti dicevo prima però, ogni cosa va poi valutata con cura, analizzando i parametri prestazionali, fra cui fattore solare e trasmissione luminosa. Ed ora sai bene di cosa sto parlando. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo, fallo sapere a tutti. Per qualsiasi dubbio o chiarimento puoi approfittarne lasciando il tuo commento. Ti risponderò gratuitamente. Per oggi è tutto. Ma prima di andartene, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e suonare la campana. Grazie per avermi ascoltato. Ti aspetto nel prossimo video. A presto.